Eccoci qui, bentrovati con la nostra riunione di redazione in compagnia di Pino Vaccaro. Ciao Pino. Ciao, ciao Jessica, buonasera a tutti. Stefano Donati, ciao Ciao, Stefano. buon Un pomeriggio, saluto buonasera. anche a Michael Cuomo. Buon pomeriggio. Saluto il direttore Fabio Ravezzani, ciao Fabio. Ciao Jessica, un saluto a tutti. E saluto anche Matteo Caronni, ciao Matteo, ben ritrovato. Grazie, ciao a tutti. Oggi serata di Coppa Italia, partirà l'Inter, Fabio contro il Parma a San Siro con i nerazzurri che però non dimenticano quanto accaduto sabato, no? Quindi continua la rabbia in casa nerazzurra. È giusto così o varrebbe la pena invece concentrarsi su quelli che sono effettivamente gli errori, no? Che sono stati messi in luce dalle ultime prestazioni dell'Inter, in modo particolare chiaramente quella contro il Monza, perché contro il Napoli il successo è arrivato, però le difficoltà sono tante e anche le lacune, ecco. Beh, la tua, Jessica, è quella che si definisce una domanda retorica. Eh sì. Ovviamente l'Inter deve voltare pagina. Io credo, che sia legittimo, che sia sbagliato, ma legittimo lamentarsi. È ovvio che Inzaghi ha fatto un discorso solo per giustificare se stesso e anche evidentemente delle scelte che sono state sbagliate, no? A giudicare da quello che si è visto in campo. Ha esagerato, però ci sta che se ti annullano un gol così clamorosamente regolare, l'allenatore dica: beh, io però avrei vinto, probabilmente. Ecco. Dopodiché noi tutti speriamo che ci siano degli allenatori più sereni e obiettivi. E che magari Inzaghi dica il gol era regolare, forse c'era anche un rigore per loro, no? Perché poi in realtà c'è anche quello. Però insomma è normale che sia così. Anche il Milan, che ha avuto una reazione tutto sommato composta dopo la vicenda Serra, però poi nelle volte successive ricordo che Maldini addirittura disse: non vogliamo più gli arbitri giovani, che mi Sì, parve è vero. una dichiarazione di una gravità assoluta, no? E poi il Milan ha vinto perché è stato più bravo. Ecco, quindi fatta questa lunga e tediosa premessa, vorrei capire chi gioca stasera nell'Inter. Tu hai notizie in proposito, Jessica? Sentiamo anche Alfio, Abbiamo, magari, che c'è esatto, un saluto. magari Sì. cerchiamo di sentire anche Alfio Musmarra, perché sicuramente, insomma, gli Non gioca assenti. Lukaku di Esatto, sicuro, e quindi quella mi sembra una certezza non ormai da gioca troppo tempo. Cosa Non c'è ride? Ma Barella. perché ride l'infame Franti Donati rise? Su Lukaku, La dici? risata di No, Donati, dico. non gioca. No, ma no, no, dico, non gioca Lukaku perché mi sembra un tema. L'infame Donati! No, Fabio, perché? No, Fabio, perché mi Stai sembra un. ridendo, ti ho Ma visto! no, Ti è perché? scappata la No, risatina! era un sorriso, Oh, però. il direttore manda in galera gli innocenti, oh. Esatto, però Oh, dico, direttore. sorridevo perché è un tema, nel Quello senso è il che sorriso di comunque. chi sa che Lukaku sta praticamente riempiendo la maggior parte delle tue trasmissioni, no? Ma no, è un Cioè, nel sorriso, senso, perché Lukaku è sorride, è un un tema tema, è assoluto. la prima pagina Beh, comunque anche intanto della domani sera Gazzetta dello conduce Donati, Sport. quindi stasera starei Esatto. attento alla partita Però perché. non No, giocando non. no, no, adesso, a parte tutto, è un tema secondo me di grandissima attualità, nel senso che comunque il giocatore, ne abbiamo parlato anche Certo. ieri, si è fermato ancora. E il tema viene sollevato anche dalla Gazzetta dello Sport, che in prima pagina mette Lukaku svegli o torni al Chelsea. Mi sembra anche che ci sia stato qualche indiscrezione raccolta in ambiente Inter dal punto di vista della situazione di Lukaku. Quindi sorridevo per quello, nel senso che avrebbe fatto comodo a Lukaku e anche a Inzaghi poter giocare qualche minuto Sì, stasera però si vedeva per che ritrovare la era un sorriso condizione. malizioso, si vedeva Ma che non era insomma era malizioso, un mi sorriso spiace che sia malizioso. No, a proposito che il di direttore. sorriso, Faremo la VAR, faremo la VAR del sì, sorriso di Inzaghi. la risata di Dzeko allo stop sbagliato di Lukaku, per Sì. esempio, ti dà l'idea comunque di un ingresso quasi imbarazzante del Non so giocatore. se fosse conseguenziale o se non fosse magari una registrazione di Sì. prima. Mi sembra così strano che Dzeko Anche a rida me, così. sì, diciamo che non Anche a abbiamo me è sembrato certezza, strano. Però ho caro visto, direttore. anch'io pensavo fosse nata dai social, poi ho visto che alcuni L'hanno ripreso giornali in tanti, l'hanno cavalcata effettivamente. questa cosa, però Però obiettivamente se ci fosse stato Leao l'avrebbe smentito. Ci lascia un po' Caldirola perplessi. sembrava Sì. Thiago Silva con Allora, Lukaku. visto che abbiamo in collegamento telefonico Alfio Musmarra, ne approfittiamo, andiamo subito da lui con la certezza dunque che non ci sarà Barella, non ci sarà Calhanoglu, non ci sarà l'ormai sempre citato Lukaku. Ciao Alfio, ben ritrovato. Chi scenderà in campo allora questa Ciao, sera? ma la formazione è la stessa che abbiamo dato al TG a pranzo oggi, quindi gioca Onana, gioca D'Ambrosio, gioca De Vrij insieme a Bastoni e a centrocampo da destra a sinistra Dumfries, Gagliardini, Aslani, Mkhitaryan e Gosens, davanti Lautaro e Correa.
siamo in attesa di capire l'esito degli accertamenti a cui sono stati sottoposti i due giocatori a cui facevi riferimento tu prima, vale a dire Barella e Çalhanoğlu. Io credo che dei due forse uno possa giocare col Verona. Io credo che l'obiettivo è quello di averli tutti a disposizione per la partita col Milan in Supercoppa. Da quello che ho capito, Lukaku, tutti abbiamo criticato Lukaku perché la prestazione dell'altra sera a Monza è stata assolutamente insufficiente, e in realtà pare che non stesse già bene, cioè forse sarebbe stato meglio neanche farlo giocare. Io uno di quelli che l'avrebbe fatto giocare dall'inizio, poi non sapevo neanch'io che avesse quel fastidio già prima della partita. Detto questo, è un momento un po' complicato, e poi prima o poi bisognerà anche aprire un capitolo dedicato a Brozovic. Alfio, perdonami se ti interrompo, però diventa ancora più grave il fatto di sapere che Lukaku probabilmente non stava benissimo prima della partita contro il Monza, nel senso che conoscendo l'iter di Lukaku dal suo infortunio al recupero, rischiare un giocatore che già ha un fastidio forse non ne valeva la pena, quindi anche in questo caso magari la gestione non è stata eccelsa. Jessica, col senno di poi vale tutto. Se l'Inter non avesse preso con l'autorete a tempo scaduto e se fosse stato concesso il gol del 3-1, probabilmente oggi parleremo del nulla. Probabilmente Lukaku, anche per la sua fisicità, magari fargli fare due partite ravvicinate in un momento in cui non gioca da 4 mesi, perché poi dovremmo andare a vedere anche quante partite intere ha fatto Lukaku da quest'estate a oggi. 2. E quindi poi, siccome un unicum come struttura fisica, dal punto di vista fisico, ed è anche una situazione anomala per lui, quella di aver avuto una stagione così complicata dal punto di vista degli infortuni, probabilmente anche nei suoi confronti serviva una gestione un po' differente, però tanto ormai è andata. No, mi preme invece il discorso relativo a Brozovic, sì. Perché anche su Brozovic vedo che non ne parla mai nessuno. Però anche il recupero di Brozo diventa un po' un interrogativo in questo senso, perché in nazionale è andato, ha giocato, ha avvertito qualche fastidio anche lì. È una stagione un po' strana anche quella di Brozovic, adesso è fermo ai box e nessuno sa quando rientrerà, e anche questo diventa, credo, secondo me, un motivo d'allarme, perché poi io ho visto tante critiche per la partita con il Monza su Gagliardini, ma Gagliardini negli anni di Conte, quando l'Inter vinceva e giocava, Gagliardini giocava, cioè non è che adesso Gagliardini non può giocare neanche contro il Monza, perché addossare tutta la responsabilità del pareggio a Gagliardini mi sembra un esercizio di stile abbastanza semplicistico. A me la cosa che mi ha dato fastidio è l'atteggiamento che è cambiato tra Napoli e Monza, i gol presi col Monza e l'attenzione che si è avuta con il Napoli. Napoli che ha fatto il tiro in porta in 90 minuti all'88esimo. E non è possibile concedere così col Monza, con tutto il rispetto per il Monza. E credo che su queste siano delle responsabilità da andare a delineare per bene. Bene così, grazie Alfio, chiaramente poi ti ritroveremo nel corso della serata. Beh, qui apriamo dunque un ulteriore interrogativo, giustamente, che pone all'attenzione anche Alfio, cioè il discorso Brozovic effettivamente, quindi Fabio, non solo Lukaku, ma c'è un altro giocatore di fondamentale importanza per l'Inter che rimane un giallo, perché di fatto non si conoscono le tempistiche, nonostante sia un giocatore che comunque abbiamo visto in campo al Mondiale. E quindi probabilmente c'è una gestione errata, forse, no, degli infortuni in questo momento in casa Inter? Buona domanda. Ma intanto io farei una grafica dove mettiamo gli infortuni, la ragione degli infortuni e i tempi di recupero. Sì. Uno. Due, io credo che sia sempre molto difficile dare giudizi medici, no? Perché quante volte abbiamo detto, la Juve, ti ricordi, la Juve ha avuto un... veramente è stata decimata dagli infortuni. Poi abbiamo detto, ma anche il Milan, troppi infortuni, ma come mai? Ma allora sbagliano i medici. Probabilmente dobbiamo entrare nell'ordine di idee, che, e fatichiamo tutti noi a farlo,
che nel momento in cui tu moltiplichi le partite e moltiplichi gli infortuni, cioè è evidente che ci sono dei calciatori che non solo quest'anno, perché uno dice vabbè, però si sono fermati per 90 giorni, sì e no, perché poi molti hanno fatto i mondiali, però questa è gente che ormai da 2-3 anni a questa parte, interisti, milanisti, juventini, giocano una media di 70 partite all'anno, quando prima si arrivava a 40-45. Ecco perché dico, sarà un problema di medico? Io non credo, credo che ormai dobbiamo attrezzarci a vedere sempre più calciatori sfiniti dal numero di partite, dall'intensità delle partite, perché ti dico questo, 1 milione di anni fa, e quindi direi almeno 30 anni fa, io parlavo con il professor Rossi, che è quello per esempio che ha, è un grande ortopedico torinese che ha operato adesso Pogba, e lui mi diceva, guardi che il vero problema di noi ortopedici nella valutare gli infortuni è che il livello atletico del calcio continua ad aumentare, i muscoli continuano a gonfiarsi, sempre più allenati, sempre più specifici, sempre più sollecitati, ma le articolazioni e i legamenti sono sempre quelli. Quindi alla lunga il legamento, l'articolazione con dei muscoli così possenti e così provati in contrasti, in ritmi sempre più elevati, cedono prima rispetto ad anni fa. Quando parliamo di Lukaku, sarebbe interessante sentire stasera il professor Bucci, ieri dicevamo Lukaku che si presenta sovrappeso, adesso ha un problema di nuovo, se ho ben capito, un'infiammazione ai legamenti. Sì, del ginocchio. Tendine. No, tendine era diciamo l'infortunio di cui ha sofferto, adesso è il ginocchio. Ieri dicevano lieve infortunio, lieve risentimento ai tendini del ginocchio sinistro, che è sempre la stessa gamba sul quale tra l'altro c'è lui arriva da un infortunio al tendine del muscolo e adesso c'ha un'infiammazione al tendine del ginocchio. C'è l'infiammazione. Esatto. Quindi ecco, lui cosa diceva il professor Rossi? Guardi che il tendine o i legamenti non si allenano. Sono quelli che ti ha dato madre natura. Non è che se tu ti alleni come un pazzo, gonfi i muscoli e di conseguenza anche i tuoi legamenti e i tuoi tendini. No, quelli sono più il muscolo è grosso, più il tendine sopporta degli stress. Allora dico, un calciatore che magari ha un tono muscolare molto elevato, un peso perché non si è messo a dieta di un certo tipo, magari ha l'infiammazione, poi ritorna da un periodo di stop, quindi come sappiamo magari corre non nella maniera giusta perché ancora un po' si risente anche solo psicologicamente, insomma siamo in una situazione molto complessa. Da qui a dire però che ci sono anche degli errori, diciamo, dei medici nelle cure, nelle prevenzioni, direi che è molto rischioso, molto pericoloso e sostanzialmente infondato. Più che altro per il discorso di Brozovic può essere preoccupante perché lui aveva saltato le partite prima del mondiale, poi era andato al mondiale, ha giocato, poi si era rifermato al mondiale. E quindi sembra una ricaduta anche per lui. Sai cosa? Anche ricaduta non è stato utilizzato per Lukaku, poi invece lui stesso ha detto che c'era stata una ricaduta. Quindi evidentemente c'è ragazzi, stata la verità, una comunicazione diversa. La verità purtroppo è che molti infortuni, Maignan, Lukaku, Di Maria, Pogba, lo stesso adesso hai appena citato Brozovic, sono tanti casi di ricadute o comunque di problemi che vanno e vengono, dovuti secondo me a che cosa? A un voler accelerare i tempi per dimostrare qualcosa a qualcuno. Parlo di Maignan che conosco meglio la situazione. Stata una chiara accelerazione nei tempi di recupero per cercare di dimostrare alla Francia di essere pronto per un mondiale. Ma negli altri casi sono trentenni, però. Negli altri casi sono trentenni ed è un po' la testimonianza che forse investire pesantemente sui trentenni è da evitare. Ha parlato quello di Dybala, complimenti. Ma infatti, Dybala è un altro caso. Direttore, ma infatti non dovevamo investire su Dybala. Dybala è un altro caso. Ah, l'hai già scaricato, sei venuto qua a pontificare. No, io sono contento di averlo, ma l'investimento è un investimento a rischio, evidente, no? Al di là delle simpatie o antipatie, ma questo vale anche per Brozovic. Ma certo. Cioè, una volta si diceva che il giocatore, il centrocampista che si avvicinava alla trentina perdeva di appeal, di interesse, no? Perché diceva ormai è vecchio. Adesso si dice giustamente che si riesce a prolungare
la durata dei calciatori. Però parliamo di Brozovic. L'anno scorso l'Inter, se non avesse rinnovato Brozovic, avrebbero detto ecco, società, wow, dirigenti, incapaci, eccetera. Io nel mio piccolo, non ho osato dirlo, se no sembra che menigramo, mi dicevo, ma un giocatore che ha 29 anni compiuti, che prima guadagnava 4 milioni e che vuole un triennale o quadriennale, credo, come Brozovic, sì, se ne prende ancora 4, il grasso che cola. È vero. Ma se noi non rinnoviamo Brozovic, poi magari ce lo portano via, come ha fatto il ragionamento che ha fatto la Juventus con Dybala, e fatelo portare via. Che poi il problema, direttore, che poi si arriva a 33, perché fai, è quinquennale, arriva a 33 e dici, oh, però c'ho ancora un altro anno, ma come si fa a fare un contratto da 6 e mezzo? Scuola anche con un'età inferiore. Giusto, ma infatti giusto. Ma infatti vedi, per esempio, per Belotti, quel bidonazzo di Belotti, abbiamo fatto un anno e gli abbiamo detto, secondo, vediamo se te lo meriti. No, e per me è giusto così, secondo me. Volevo sentire anche Caroni, che se ne intende di infortuni. Matteo, che idea ti sei fatto rispetto alla situazione in casa Inter? No, sono d'accordo con quello che dicevate. È chiaro che ci sono dei giocatori magari che in questo momento sono più predisposti, e Lukaku è evidente che, insomma, anche l'anno parla scorso quello di Pogba, parla, pensa, esatto, te. Viene a fare lezioncine lui da Piano Gentile, ma infatti però insomma un conto è quando gli prendi Dybala, insomma la Roma comunque ha fatto bene anche col segno di poi, tu lo prendi a zero e non ai 10 che voleva Dybala ma ai 4 e mezzo, fai bene. Per me è un rischio contenuto e ci sta che tu nel prezzo paghi anche che lui salti delle gare. Ha sbagliato la Juve con Pogba. Cioè con Pogba andava bene prendere Pogba, però non gli devi dare 10. Non sono per niente d'accordo, permettimi. È lo stesso errore che fece sciaguratamente il Milan con Biglia. Guarda a casa un altro argentino. Biglia aveva 31 anni, il Milan gli fece un quadriennale sciaguratissimo, mi pare a 4 milioni e mezzo. E andando a vedere gli ultimi 2 anni di Biglia, si vedeva che faceva, saltava ogni 2 partite, ne saltava una. Ma prima quando di Biglia che era scarso Dybala, e come dice giustamente Baccaro, che mi sembra sia sulla strada della resipiscenza, ti rendi conto che ha 29 anni suonati, da 2 anni salta un sacco di partite. Il punto tuo va bene quest'anno, dici, gli do 4 milioni e mezzo, 9 lordi, cioè tu lo paghi quanto Pogba, no? Il tuo sciagurato Pogba, tu lo paghi 9 lordi, ma al contrario, perché hai il decreto crescita, sì, che invece di cui non usufruisce. Tu dici, il primo anno mi farà su 50 partite, me ne farà 30 Dybala. Poi c'è il solito vecchio problema, che di 30 ne fa 10 molto buone, le altre però il muscoletto gli fa ancora un po' male, non sta ancora benissimo, hai visto come ha giocato col Milan, è stato inguardabile. Okay. Poi tra un anno il rischio è che te ne fa 25, ma tu 4 e mezzo, cioè 9 lordi, e dai anche tra un anno. Fra 2 anni magari te ne fa 20 e non è neanche più titolare, gli dai ancora. Fra 4 anni devi trovare qualcuno che prenda un pezzo d'antiquariato che lì non sai più cosa farsi. Questo è un rischio concreto. In qualche modo l'Inter con Brozovic e segue anche quella traiettoria lì, Eh certo. Allora facciamo così, Matteo, vuoi rispondere o ti ha convinto nel discorso? In questo siamo d'accordo. Se sei d'accordo, dipende sempre però dalle categorie, cioè io accetto anche di avere 20 partite di Pogba, perché 20 partite di Pogba in Serie A spostano tra vincere e non vincere. Ma non ha 10 milioni, però Teo. Qual è il problema? Sono troppi 10 milioni. Dovevi essere più bravo magari a dare dei bonus a presenze, per esempio, e pagare meno di fisso. Questo sì, su questo siamo d'accordo. Tra l'altro ci sono buone notizie. Il Milan, che ha sciaguratamente sbagliato, De Ketelaere, sì, perché ha dato 35 milioni, però a De Ketelaere ne dà 2 e mezzo, che col decreto crescita sono mal contati 3 e mezzo. De Ketelaere, supponiamo che sia il giocatore che fa flop, provi a tenerlo quest'anno, l'anno prossimo vedi, a meno che tu sia Martinelli, magari lo dai. Io avevo suggerito, tra lo sconcerto di Martinelli, già adesso di darlo tipo il Bologna, la Sampdoria, qualche squadra che lo facesse giocare perché imparasse un po' com'è. Ho capito, ma così lo disintegravi l'investimento, sì, direttore. Sì. Cioè, immediatamente gli davi una bocciatura clamorosa. Ma prendi un giocatore di 35 milioni che ha fatto la Champions League, lo fai giocare poi al Bologna? Non lo fai mai giocare nel Milan?
Perché guarda che lui fa la riserva della Ho capito, ma o rende da te oppure non puoi declassarlo. Però Fabio, vedendola, io sono d'accordo in linea generale con la tua idea, però nel caso specifico, vedendo la personalità del giocatore, il rischio è quello di una maggiore depressione in una società diversa dal Milan. Cioè, tu dici, ma poi, caratterialmente ne risentirebbe ancora di il più. Milan, secondo il me Milan, farebbe fatica. Il Milan è stato paziente con giocatori per cui ha fatto investimenti minori. Ne fai uno da 35 che per la filosofia e per le capacità economiche vale 100, perché 35 milioni per il Milan è una cifra, non dico folle, ma poco ci manca, e tu devi a maggior ragione intraprendere il percorso delle Leao e dei Tonali. Hai aspettato che sì 3 anni. Un po' di più rispetto a De Ketelaere, che fino adesso ha registrato poco più di 800 minuti. Erano in un Milan anche un po' più scarsino. Sì, ma l'hai visto come è entrato De Ketelaere con la Roma? Allora, tra poco non l'ho visto, parliamo, perché quando è entrato De Ketelaere voi avete giocato gli unici minuti della vostra partita. La disonestà intellettuale di Cuomo che paragona che sia De Ketelaere è emblematica. Come fai a paragonare che sì, che ha sempre giocato titolare dal primo minuto del Milan con tutti gli allenatori che sono cambiati, appunto, a De Ketelaere che non gioca Fabio, la prima riserva? Appunto, Fabio, che sì, lo vedevamo in campo tutte le partite, e poi quando l'Inter ha bussato alla porta con quel grande furbacchione di Conte, bravissimo, a dire... Ma per caso volete Vesino? Qualcuno diceva sì, diamo e prendiamo Vesino e diamo via che sì. Ma chi l'ha detta sta roba? Ragazzi, ma che sì, prima del lockdown era un giocatore che i tifosi del Milan non volevano vedere neanche dipinto. Ho capito, ma neanche Vesino. Il Milan voleva sbolognare al Monaco. Il Milan l'aveva venduto al Monaco. Ed è stato che sì a Tanganà a dire di no. Ma chi l'ha detta sta roba? Ma come no? Ma andate a vedere. Ma no. Nell'estate prima del lockdown del 2019, se il Milan non aveva venduto che sì. Mi ricordi un altro che stava qua ieri, che attribuiva, senza far nomi, Gianluca, che praticamente attribuiva delle dichiarazioni mai esistite al povero Donati. E chiedi a Gianluca Rossi quando spuntò l'idea a gennaio, Vesino che sì, se non c'erano milanisti che volevano fare Vesino che sì. Il paragone che sì De Ketelaere è una bestemmia. No, soltanto, ho detto, ripeto, che il Milan, ma il Milan ha aspettato, ma è come Çalhanoğlu, di 4 anni al Milan quanti ne ha giocati bene? 1.5. Sì, ma nessuno che l'abbia scambiato con te, tra che sia Vesino. No, ho detto che il Milan per filosofia ha sempre aspettato tutti, figurarsi se non aspetta uno per cui ha speso 35 milioni. Facciamo così, sono diventati molto più forti. Cuomo, ti do 2 minuti di pubblicità per pensare. Meno male che c'è Caroni. Ma me lo fate vedere, Caroni? È qua. Non è che può parlare. Matteo, ti ricordi di quando? Matteo, te lo ricordi? Ma chi voleva fare sta roba? E i Caroni dicevano: guardate che Conte sa bene il fatto suo, che date che sia Conte. Ma grazie. Ma è come se uno facesse uno scambio tra due. È chiaro che loro Ma tu eri in tribunale, adesso vieni qua a parlare come se fossi presente tutti i giorni qua. Ma no, ho capito, ma tu eri lì a vedere se chi ha rubato il portafoglio prendeva 6 mesi o 4 anni. Ma te non puoi attribuire una roba che dice il parrucchiere da basso, l'attribuisce a qualcuno. Ah, non si è parlato. Prendi Google. Allora mi devi dire che prendi Google. Esci dal portale del Tribunale di Monza, prendi Google e cercati che sia il Monaco nell'estate del 2019. Ma chi l'ha detto? Sto andando sul personale, però. Comunque, Cuomo, ti faccio... Vuoi a Tanganà dire di no, tifosi del Milan inferociti perché il Milan non riuscì a sbolognarsi di che sì. Me lo ricordo bene. Faccio una gentile concessione, ti lascio la pubblicità per pensare come discolparti dell'affermazione. Ma che discolpare? Ho un avvocato difensore come Caroni, che è il migliore del foro. Quindi Cuomo, hai pensato a come redimerti su De Ketelaere? No, su De Ketelaere ho detto che io avevo visto dei segnalini a Salerno, poi obiettivamente con la Roma è quasi... Cioè, io sinceramente non me lo ricordo, perché poi si è giocato tutto in difesa e lì De Ketelaere... Non ha toccato un pallone. Mamma, come vi abbiamo dominato! Detto questo, io dico che i tanti meriti che si danno a Pioli del suo Milan ha saputo aspettare i Leao, Tonali... Tonali costato 18, Leao costato 28. Insomma, sono giocatori per cui si è speso anche meno. Su Tonali eri andato da Cellino a riformulare tutta la trattativa dopo i 5 milioni di prestito, l'avevi portato via 13. Leao l'avevi preso e pochi ci credevano.
operazione tra l'altro molto criticata, si diceva che Boban era un pazzo a pensare che potesse essere accostato a Mbappé quando qui si pensava fosse più Niang, eccetera eccetera, e quindi dico che per la filosofia sarebbe folle non aspettare De Ketelaere, e che di questi è quello per cui è fatto l'investimento migliore. Allora, permettimi Jessica, sì, intanto di esternare la mia solidarietà a Pino Vaccaro per il colpo non sotto la cintura, sotto la caviglia dell'infame cuomo, perché veramente direttore delle spalle larghe, chiedo una discussione, dire tu che fino a pochi mesi fa eri lì a cercare di capire no, se non ho citato il processo, non ho citato il processo, però è veramente di una bassezza degna solo di un personaggio squallido come mai. Sì, ma le spalle larghe, direttore, non c'è problema. Due, poi ripeto, la disonestà intellettuale di Cuomo, che sta tentando di dirci che il primo anno di De Ketelaere è come il primo anno di Kessié. Allora, se tu vai alla ventesima di campionato, il primo campionato di Kessié al Milan, e vedi quanti minuti ha giocato Kessié e quanti ne ha giocati De Ketelaere, forse certo, anche Cuomo con le fette di salame rossonere sugli occhi si accorgerà che c'è una differenza fondamentale. Sì. Terza e ultima cosa, e qui parlo invece seriamente. Il giochetto tipicamente milanista, ma potrebbe essere interista o juventino, ma la linea difensiva, la Maginot rossonera degli opinionisti schierati del Milan, che anziché dire c'è un grosso problema De Ketelaere, ti rispondono ma è successo anche a Platini che i primi sei mesi aveva giocato male, è una minchiata colossale, perché quelle sono le eccezioni. Cioè, la storia dei campionati di calcio professionistici ci dice che quelli che giocano male, poi talenti, uno su dieci magari poi si sblocca e gioca bene, ma ce ne sono nove di cui non ci ricordiamo più perché sono andati male. Potremmo fare un lunghissimo elenco anche del Milan, cioè per un Leao o un Tonali che ce l'hanno fatta, ce ne sono altri 45 che invece non sono andati bene. Quindi non è che perché ce l'hanno fatta in due ce la fanno tutti. Allora qui dobbiamo affrontare il discorso in maniera più seria. E il modo più serio, secondo me, è questo. Siamo arrivati a metà stagione. A metà stagione De Ketelaere, che era partito titolare, perché giocava con Brahim Diaz, cioè Brahim Diaz stava fuori, è diventato riserva. Poi, col passare delle partite, non è neanche più la prima riserva, perché il primo cambio non è più lui. È entrato Pobega, delle volte è entrato Adli. Insomma, è evidente che Pioli, giustamente, dice no, ma un grande talento, vedrete che ce la farà, ma in questo momento è completamente uscito dai radar. Allora, il mio ragionamento è, domani sera ci sarà Milan-Torino, sì, vediamo De Ketelaere dall'inizio, no? Coppa Italia, perché con certamente non fai giocare col Tottenham. Nelle partite di campionato non gioca, non è più il titolare. Allora, se a gennaio, cioè a metà stagione, De Ketelaere dovesse col Torino finalmente dare un segno di sé, e sarebbe la prima volta sostanzialmente, da luglio, allora dico, puoi anche pensare di tenerlo in rosa sperando che pian piano cresca. Se invece il ragazzo continuasse a essere così spaurito e fuori dal gioco, perché poi lo vedi che quando lui deve ragionare sulla giocata ha l'attimo di paura e la perde, se va un po' più distinto è meglio. Allora io credo che fargli fare i prossimi quattro mesi da titolare in una squadra medio piccola è l'unica strada per poterlo riprendere a giugno e dargli più importanza, perché se lui continua così anche con l'inizio dell'anno prossimo rimane una riserva, perché Pioli giustamente finisce la stagione e andrà da Maldini e gli dirà io c'ho un problema che è il 10, se proprio non abbiamo soldi almeno riscattiamo Brahim Diaz, mentre noi partivamo dal presupposto che il simpatico Brahim Diaz facesse ancora qualche apparizione, ma che a questo punto De Ketelaere fosse il titolare. Questo ragazzo ha bisogno di giocare, non di fare panchina. Io seguo Fabio fino al prestito. Io fino al prestito. Stamattina alla Gazzetta dello Sport. Cioè, prestito compreso o prestito escluso? No, prestito escluso. Ah, ecco. Cioè, io non sono d'accordo con Fabio sulla sua idea prestito. Io non mi nascondo, io non giustifico il problema De Ketelaere, non nascondo il problema De Ketelaere, lo ritengo un problema, un grave danno, perché tu quei 35 milioni oggi dici avresti potuto / dovuto spenderli altrove e li hai spesi male, ti sei giocato male la fiche che avevi a disposizione. Poi se vogliamo allargare il tema che propone oggi la Gazzetta in prima pagina, tra l'altro
diciamo così, già proposto a più riprese da noi, è il mercato del Milan in generale non sta portando alcun frutto. Io però il prestito, sinceramente, cioè vedo troppo, non la vedo la strada migliore, perché giocare nel Bologna non è detto che ti porti comunque a risultati. Talvolta, io ti dico, Fabio, tu De Ketelaere lo devi prestare agli allenamenti con Ibrahimovic. O comunque ha un'intensità di quel tipo. Burgo, ti pareva? Sì, Fabio, perché non giocare col Bologna, che onestamente lotta per salvarsi, non credo che ti dia più stimoli rispetto a doverti conquistare un posto nel Milan. Quindi io dico, siccome ti sei tenuto in casa giocatori che davvero forse avrebbero meritato il prestito, che invece su cui hai creduto, eccetera, eccetera, ti tieni il problema in Sai casa cosa? Qui ormai con il dovere però di risolverlo. Si è quasi creato al Milan la dimensione di vabbè, quest'anno è di rodaggio, vedremo l'anno prossimo. Dovesse andare in un'altra squadra e far fatica, perché secondo me farebbe fatica, cioè nel Bologna, nella Fiorentina farebbe fatica. Una partita la gioca male, la seconda la gioca male, la terza viene sostituito, la quarta finisce in panchina la Fiorentina. E poi diventa difficile l'anno prossimo ripartire da decadere. Sì, ma potrebbe anche esserci il rischio di cadere in quella cosa che diceva Fabio, cioè il fatto di dire, beh, diamo, diciamo, a De Ketelaere un anno di rodaggio, così come lo era stato per Tonali, per Leao, perché poi di fatto ha funzionato, quando in realtà non può funzionare per tutti. Sì, no, ma se proprio non funziona, tu hai perso la tua scommessa, 35 milioni. E però perdi 35 milioni. Invece magari Fabio dice, sì, tu lo giri in prestito e permetti al giocatore di crescere, perché dai a lui una continuità in campo. Ecco, però a me non dà la sensazione di un giocatore pronto che abbia bisogno di continuità. A me dà la sensazione di un giocatore triste, spaurito, che magari in provincia accentuerebbe ancora di più questo suo. Allora, sai cos'è? Che fino adesso Pino, ti sento, sento anche Caronni, però devo correre in pubblicità, ripartiamo da qui. Pino, ti avevo interrotto su No, anch'io lo dicevo prima, a me sembra non so se potrebbe trarne un beneficio andando via, perché io penso sempre a quelli che magari si sono rivalutati poi tornando nelle grandi squadre dopo che avevano fatto la gavetta, tra virgolette, il prestito, comunque il parcheggio in qualche squadretta, no? Cioè, scusami Pino, per fare un esempio concreto, invece un giocatore che è andato via ed è tornato tutto sommato facendo Pobega. Pobega aveva un'altra dimensione, no? No, ha fatto, era nelle però ha fatto anche un percorso, cioè Pobega ha fatto un escalation, ha fatto Pordenone in Serie B, bene, allora provi allo Spezia in A per salvarti, bene, sì, però vai in Under 21. Stiamo parlando di profili diversi. Uno esce dal settore giovanile, l'altro lo prendi per 35 milioni. Nei grandi a cui pensavo, no? Per esempio, che ne so, Recoba però ha fatto vedere colpi fantastici, no, anche all'Inter. Tanto è vero che tutti dicevano, porca miseria, ci abbiamo un gioiello, ma non riusciamo a far giocare perché ci abbiamo Ronaldo, tutta quella gente lì, e quindi Recoba non... Quindi andiamo dall'altra parte, vediamo che cosa può diventare. Allora sì, la stessa cosa è successa con Adriano. Adriano arriva folgorante all'Inter e dice, cacchio, ma noi abbiamo 4-5 fortissimi, e Adriano così ci dispiace non poterlo far giocare, valorizziamolo da un'altra parte e poi vediamo. Qui non ti viene il dispiacere di Roni, abbiamo tanti fortissimi, mandiamo lui, perché non ha fatto vedere nulla. Cioè il problema vero è questo, che lui non ha fatto vedere nulla, quindi non c'è certezza che andando da un'altra parte questo si valorizza. Ma poi obiettivamente il Milan coltiva sempre la speranza che sia decisivo qua, ma anche perché se De Ketelaere riuscisse a far vedere anche il 70-80% delle sue potenzialità, al Milan non ci mette tanti, non ha davanti i mostri sacri, ha davanti Brahim Diaz, che come al solito adesso siamo partiti e di nuovo. Quale bisognerà fare anche una valutazione a giugno, no? Sì, ma adesso siamo in fase di partenza. Voi sapete che Brahim Diaz le prime 2-3 partite le ingarra tutte. Sì. Direttore, io non sono così sicuro, per esempio, che De Ketelaere, se va a Bologna, gioca al posto di Arnautovic o di Orsolini. Molto dubbi, Molti dubbi. Vabbè, molti dubbi. Dai, non esageriamo. No, sono le fette di panchina Soriano. Gli occhi di Cuomo e dei Cuomidi che sono così. Cioè, ragazzi, voi vi raccontate una storia che vi fa tanto piacere raccontarvi, no? De Ketelaere e Leao, dategli tempo. Ma no, io no. Ma neanche io ho detto io no, direttore. Sto dicendo che se alla fine... Cuomo, l'infame Cuomo. Ah, scusa. Cioè, no. Tu sei in buona fede, a differenza di Cuomo. Grazie, direttore. No, cioè, la storia che racconta Cuomo è...
tranquilli, va tutto bene, no? Perché va sempre tutto bene per lui al Milan. E De Ketelaere è un po' in ritardo, però De Ketelaere è come Tonali e come Leao. Lui sta dicendo questo, ha solo bisogno di tempo. No, io ho detto che De Ketelaere è un problema che però il Milan deve tenersi in casa e risolvere doverosamente. No, ma permettimi, Michael, non è così. Cioè, questo è un ragazzo che fatica ad ambientarsi, timido, che capisci che viene da un altro mondo e che non ha quella spregiudicatezza che è una delle caratteristiche del campione e che purtroppo ha fatto la scala in discesa, non in salita. Cioè, io mi ricordo quando, intanto serve sempre, adesso poi al di là delle battute, l'onestà intellettuale di ammettere i propri errori, anche quando li commettiamo noi. No? Per esempio, io quando ho visto Leao ho detto, secondo me è come Niang. Bello, potente, però mi pare uno che non si impegna, eccetera. E ho sbagliato, Leao si è rivelato invece un giocatore molto importante. E quindi non c'è problema però a dire, ecco, per esempio, io quando ho visto De Ketelaere, ho visto i colpi di De Ketelaere quando giocava nel Bruges, dove cavolo giocava nel Bruges? Sì. Nel Bruges. E ho detto, che talento. Poi l'ho visto le prime partite e ho detto, ma un po' insipido per il momento, ha solo bisogno di tempo. Il problema di De Ketelaere, ma lo dico anche a Donati, è che purtroppo da luglio a gennaio è peggiorato anziché migliorare. E questo è un dato di fatto. Sono d'accordo. Nessuno lo può contestare questo, no? Però adesso... Allora dico... Prego, Stefano. No, io sono d'accordo con te, però adesso quel salto, no, da essere la star del mercato del Milan a essere il panchinaro, questo aspetto di impatto anche, se vogliamo, secondo me violento su di lui per la personalità che ha dimostrato all'esterno di avere, l'ha già vissuto e dal mio punto di vista un po' l'ha metabolizzato, non so se riesco a farmi capire, cioè lui credo che sia entrato nella dimensione di quest'anno vediamo come va. Secondo me se va alla Fiorentina e parte titolare, poi sbaglia una partita perché la gioca male e finisce in panchina anche a Firenze, non lo riprendi più. Ah beh, certo. Psicologicamente. Ma se tu rimani in panchina fino a giugno nel Milan, l'anno prossimo parti non da titolare, questo è evidente. Sì. No? Non puoi immaginare che il tifoso del Milan gli dici, a parte Martinelli, sul quale alberga anche il germe del dubbio, comincia a fiorire, però se tu dici questo De Ketelaere, sai cosa c'è di nuovo? L'anno prossimo ripartiamo, Brian Diaz non lo riscattiamo perché diamo fiducia a De Ketelaere. Non va bene. Quindi l'anno prossimo De Ketelaere riparte dalla panchina. Io credo che lui abbia bisogno invece di far vedere il suo talento, che secondo me esiste. Allora, tu dici, io ti faccio lo scenario A, De Ketelaere va al Bologna, va alla Sampdoria, va alla Fiorentina, va dove cavolo vuoi e comincia a fare, a giocare titolare, ritrova fiducia in se stesso, diventa un giocatore bravo, importante e torna al Milan sul cocchio e diventa il titolare perché ha fatto vedere che... Tu mi dici, pensa se invece rimanesse in panchina anche nella Fiorentina. E allora ti dico, se nel Bologna, nella Samp o nella Fiorentina, cito tre casi così, va in panchina, allora siamo rovinati. Capisci? Cioè, sì, certo. È evidente che se tu non riesci a metterti in luce neanche in una squadra da medio-bassa classifica, tu non potrai mai essere l'anno prossimo il titolare del Milan. Se non sei titolare neanche l'anno prossimo, entri definitivamente in un loop negativo dal quale non esci più. Però è anche cioè, vero Paquetà aveva molto più talento di De Ketelaere. A un certo punto il Milan ha preso atto del fatto che non funzionava, l'ha rivenduto più o meno a una cifra ragionevole, poi Paquetà ha fatto la sua carriera altrove, in un altro contesto, aveva bisogno di anni. Il problema è che il Milan oggi non può permettersi di dare anni a De Ketelaere, no. Perché anche... le attese dei tifosi sono troppo cresciute dopo lo scudetto. Però è anche vero, direttore, che se lo tieni al Milan e capisci che non riesci a decollare, magari riesci un po' a garantire un po' il tuo investimento. Se invece lo mandi via, come è successo per Paquetà che hai menzionato prima, o come è anche successo per Auge, no? Mentre invece lo dai magari alla Sampdoria, fallisce il tuo investimento. Ma se fallisce la Sampdoria ha fallito nel Milan anche, e questo è il punto. Certo, però magari riesci un po' a nascondere, non so come dire, direttore, cioè magari fai un po' come Auge, come Paquetà, lo riesci a vendere in un certo modo, magari. Ok, ma l'errore di Cuomo e di Maldini, che di Cuomo è un'espressione in qualche modo mentale, è proprio questo. Io vi cito un esempio analogo. Højlund.
Io ho visto la prima volta in campo in una partita dell'Atalanta, la prima volta che giocava, non mi ricordo se era Coppa Italia, e ho detto, questo è un fenomeno. L'Atalanta spende 19 milioni, se non sbaglio, per Højlund, e dice, io ce l'ho lì, o Zapata, o Muriel, pian piano lo impongo, il giocatore ha talento, cresce, vedrete, e sta funzionando esattamente così. Højlund ha fatto un po' di panchina, un po' giocava, giocando ha fatto vedere che è bravo, sempre un po' più bravo, sempre un po' più titolare, adesso ha fatto gol e sta acquisendo fiducia. Questo era il percorso che doveva fare De Ketelaere nel Milan e non c'è riuscito. E allora la domanda è perché? Voglio sentire anche Caronni. No, io credo che Cuomo sia molto lucido invece. Cioè, secondo me a De Ketelaere servono più 6 allenamenti con Ibra che 6 mesi a Bologna. E poi dovessero andare male anche dopo 6 allenamenti con Ibra, la parabola di De Ketelaere per me è quella di Andrea Silva. Cioè, non lo mandi al Bologna di turno, che già di tuo vuol dire vale poco. Vai all'estero in una squadra dove speri che faccia bene, se farà bene non torna, ma lo rivendi e cerchi di recuperare i soldi spesi. Però secondo me profili di quel tipo che costano tanto, arrivano all'estero, se tu gli dai ad una media piccola di Serie A, tu stesso stai dicendo vale poco. E quindi poi lo deprezzi automaticamente anche oltre alle sue prestazioni, secondo me. Quindi Caronni è il Cuomo della Juve. Caronni è il Cuomo della Juve? Cioè, questi due soggetti, perché non posso definirli meglio che soggetti, potrei usare altri termini, ma non posso, in TV, ritengono che basta allenarsi 6 volte con Ibra per diventare Pelé, sì. Hai capito? Cioè, vivono in questa cosa ancora dei cartonimati cinesi, no? Come si chiama? Olli e Benji. Ecco, tu sei Olli e scusami Fabio. Scusami Fabio, ha vinto lo scudetto Salemakers, ma perché non può De Ketelaere? E aggiungo una cosa, non è vero che l'anno prossimo il Milan dice oddio riparto con De Ketelaere, può anche farlo per un semplice fatto, che il Milan di vincere lo scudetto non gli frega niente. Il Milan ogni volta che arriva nelle prime 4 l'obiettivo lo raggiunge. E abbiamo visto che anche con De Ketelaere. Allora, domanda secca, lo riscattate o no Brahim Diaz? Cosa? No, lo riscattate o no Brahim Diaz? Io quella cifra mai nella vita. Al momento la valutazione è più sul no, ovviamente. Quella cifra. Quindi 22 per Brahim Diaz non glieli dai. Perfetto, no. Cuomo. Cosa fai? Prossimo calciomercato. Sì, cosa però fai? Quella è una situazione... Aspetta, Fabio. Quella è una situazione veloce, molto da studiare. Perché poi il Real c'ha il diritto di controriscatto. Esatto. Quindi lì poi si dovranno risentire, Cuomo, e riformulare. Non a noi, non raccontarci la favola del Real. La domanda è finito il campionato ieri, no? Il Milan deve fare una strategia di calciomercato. Maglia numero 10, tu non riscatti a 22 milioni Brahim Diaz, siamo d'accordo. Non compri nessun trequartista? No, ma se tieni De Ketelaere non compri nessun trequartista. Guarda, io stamattina dicevo che un grande errore del Milan un attaccante. È non... Io pure. Pur essendo consapevole e convinto del fatto che un grave... Tengo De Ketelaere e alla peggio cerco di rinforzare il centrocampo. Ragazzi, io mi auguro che voi sappiate dirmi anch'io che persona sarò e dove andrò, dove sarò ad agosto. Prima che inizi il campionato a rilassarmi e a fare un tuffo al mare. Ma io come posso oggi essere convinto? No, ma io come posso oggi alla 18ª giornata dirvi... Fatto l'ipotesi, è finito ieri il campionato, devi partire da no, lì, no. Oggi. Aspetta, io come posso dirvi oggi se De Ketelaere a fine stagione ancora non sarà... Oggi? No, prima abbiamo detto che... Sì, ma abbiamo fatto l'esempio. De Ketelaere va male. Se oggi finisce il campionato, ok, quindi finisce così. Se oggi finisce il campionato, io onestamente. Io non riscatterei Brahim Diaz. Mi terrei sul groppone De Ketelaere. Se ho la fortuna che mi arrivino i soldi di Paquetà, perché il Milan, qualche 2 anni fa, 3 anni fa, ha la fortuna che si presenta un pazzo e gli dice: tieni i soldi di Paquetà. E prendi il centravanti. Il problema resta sempre uno. Che dicevo quindi stamattina vai, con Stefano. Tu vai dal tuo allenatore che ha deciso in maniera chiara che Brahim Diaz è più forte di De Ketelaere e gli dici, sai qual è la novità?
quello che Fabio, ma non facciamo l'errore dell'anno scorso. L'allenatore aveva anche detto che Çalhanoğlu era il migliore di tutti. Tra l'altro. E gliel'ha mandato via. Ma... Non aveva mica tutti i torti. Infatti, ma io stamattina proprio questo dicevo, Fabio. Il problema vero è che il Milan non ha ancora sostituito Çalhanoğlu. Mentre col portiere gli è andata bene ed è stato bravo, con Çalhanoğlu e che sì, ha sbagliato due volte. Però che sia di questa stagione, secondo me Çalhanoğlu ormai non è più da considerare. Ma tu l'anno scorso hai sbagliato con Brahim Diaz, ti ha messo, ti ha coperto il buco che sì, e adesso hai perso anche che sì. Certo, hai vinto il campionato, ho capito. Poi tutti i nodi vengono al pettine. Beh, insomma, intanto hai vinto il campionato. Tanto hai vinto il campionato. Quest'anno sei qui a dire cosa fa. Domani c'è il Milan in Coppa Italia. Pioli ne ha 10, che l'undicesimo è Tatarusanu, ma di titolari ne ha 10. Troviamo stasera l'Inter gioca con Correa, quarta punta. Oggi Correa al Milan sarebbe il 6. Cioè, ma date un Correa a Pioli. Secondo me, se gli dai Correa a Pioli, che gli interisti infatti vedono... devi prendere l'attaccante. Ma per me è ma dico Correa, ma anche Gagliardini. Correa non lo arrapa, dammi retta. Correa non lo arrapa. Cioè, oggi, oggi è Lazetic Correa. Cosmico. Oggi sì, è Lazetic allora, Correa. Magari qualcosa. Ragazzi, domani sera Pioli deve trovare delle alternative ai 10. Esatto. Ok? Non ha nessuno. L'unico che ha è De Ketelaere che non gli dà. Come può dargli certezze, non gliele dà. È chiaro un sacco che deve di fortunati. Ma ovvio, domani giocherà De Ketelaere dal primo minuto. Sarà per è il motivo per cui l'ha messo in campo contro la Roma. Ah, l'ho visto. Infatti ha detto, tolgo Giroud, faccio giocare De Ketelaere, perché giocherà prima punta. Caro, Infatti domani è la partita di De Ketelaere, ragazzi. Teniamoci chiaro. La partita di domani è l'esame per De Ketelaere. Perché è lui che è in campo dal primo minuto, la squadra è un po' più raccogliticcia. Però basta con deve Ibra, essere Caroni quello che fa una bella partita. E perché escluderlo? Io attenzione, sto dicendo una cosa, non vorrei essere frainteso. Io sto dicendo che questo De Ketelaere in queste condizioni si può recuperare secondo me solo facendolo giocare in una squadra medio piccola. Poi voi mi direte, ma la squadra medio piccola è quella che non lo vuole valorizzare perché non ha nessun interesse. Comunque lo prendo, lo mando alla Cremonese. Io lo mando alla Cremonese, fammi mezza stagione alla Cremonese, vediamo cosa fai, fai come Fagioli, perché se non sei neanche in grado di fare come Fagioli, allora figlio mio siamo messi male. Sono profili troppo e la Juventus con Fagioli alla Cremonese ha fatto crescere un giocatore importante, che l'anno scorso se fosse rimasto anche, a Torino non avrebbe mai... Anche il Milan con Pobega Fabio l'ha fatto crescere. Il peso dei 35 milioni evidentemente... Direttore, ma sono profili troppo diversi però. È come dire, se Vlahovic va male, fagli fare un po' di ma poi Fagioli l'anno scorso giocava alla Cremonese in B. No, ma ho detto, se andasse male Vlahovic, non potremmo dire, fagli fare esperienza all'Empoli. No. Cioè, non... Mi fanno segno che devo andare in pubblicità. Tra poco poi andiamo anche sulla Juventus, Matteo, perché ci sono delle buone notizie, no? Confortanti, che arrivano dall'infermeria. Tra poco ne parliamo. Caroni, allora dacci buone nuove in casa Juve. Ma la buona notizia è che oggi la Juventus ci ha fatto vedere anche attraverso i propri profili social che Vlahovic e Pogba sono tornati a sgambare in campo. Parlare di allenamento in gruppo mi sembra veramente presto, ecco. Però perlomeno hanno toccato il pallone, si sono allenati molto parzialmente con la squadra. E quindi perlomeno si vede la luce in fondo al tunnel, ecco, quello sì. Però ma che tempistiche siamo a 10. Dobbiamo dare ancora di rientro? Se tutto va bene, secondo me è a febbraio, insomma siamo al 10 di gennaio, se tutto va bene fagli fare 20 giorni di allenamenti normali, prima devono entrare in gruppo vero, cioè fare totalmente la seduta con il gruppo, fagli fare 10-15 giorni di allenamenti in gruppo e poi piano piano si possono reinserire, secondo me si parla di febbraio, non prima. Con Pogba e con Vlahovic la Juve vola, Stefano? Ma sicuramente sarebbero due innesti importantissimi, però ne parlavamo stamattina anche con Nicola Gallo. Alla fine tu per far giocare Vlahovic forse devi togliere Milik, oppure se cambi modulo e fai il 3-5-2 comunque vai a penalizzare un giocatore importante come Chiesa. In questo momento Rabiot è uno dei migliori centrocampisti, se torna Pogba
quello è il suo ruolo. Mi vuoi dire che sono quasi degli esuberi? No, non esuberi, però poi Allegri, che adesso ha trovato un po' una quadratura, dovrà poi farli convivere tutti, e secondo me non sarà semplice, nel senso Ma comunque... è Ken che perde minuti, eh? Cioè, mi sembra chiaro che sia Ken quello che perde minuti, o addirittura Miretti, perché lui lo usa spesso punta. Però in avanti ne hai tre per due posti, almeno. Perché hai Milik, Vlahovic e Di Maria, se lo conti tra gli attaccanti. Però se fai 3-5-2, Teo, se fai 3-5-2, ad esempio Di Maria già lo metti un po' in difficoltà, no? E Chiesa no, perché lui lo usa la seconda punta finora. Ah, beh, se fa la seconda punta, vabbè, è un altro discorso. Se riesci lui a farlo... Chiesa adesso sempre lì. Chiesa di fare l'esterno lungo. Chiesa lo usa come quinto adesso. Però sai cos'è? Fai la difesa solita, fai Locatelli, Pogba, Rabiot. Sai cos'è? Che secondo me è ancora Kostic, Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Secondo me è un giochino questo qua, perché oggettivamente non li hai visti fino adesso. Pogba non sai come torna, perché non lo sai. E Di Maria è sempre quello che comunque tra sei mesi ci voglia tornare a casa. Giocherà bene, male, non lo sa nessuno, né bene né male, non si può sapere, no? Chiesa come recupererà da qui a... Beh, Chiesa sta recuperando bene. Sì, ma esatto. Come ho capito, però non sai oggi che tipo di rendimento può avere, non capito? Però non mi sembra il più certo. Mi sembra il più certo. Vlahovic ha la pubalgia. Vlahovic ha la pubalgia, quindi devi vedere anche lui, perché comunque è un male, un divago. Cioè, non... No, senza essere né negativi né positivi. Rientrano Pogba e Vlahovic. Devono essere al 100%, però. Facciamo 100%. Che siano al 100%, soprattutto Vlahovic. Cambia tutto. Stefano diceva, comunque cosa fai? Togli questo Milik? E viceversa, tu hai un Milik del genere. Io giocherei come, con tutte e due. Come no? Alternativa. A parte che puoi giocare con tutte e due. Io giocherei con tutte e due. Però anche tenere fuori il miglior Di Maria, che è quello che comunque ti vede corridoi che non esistono. Cioè, Fabio, anche tu la pensi come Stefano, che potrebbe diventare quasi, passami il termine, una problematica poi per Allegri avere a disposizione due giocatori come Vlahovic e Pogba, togliere invece giocatori che hanno un rendimento comunque sicuramente migliore in questo momento? Beh, ma tutto dipende dalle motivazioni. In base al lodo di Caronni e Cuomo, basta mandare a fare sei allenamenti a Milanello con Pogba e Vlahovic con Ibra, e questi diventeranno i nuovi fenomeni. Beh, Fabio secondo me Pogba e Vlahovic Caronni non sarebbero la Juve, Ibra. Ma certo, ma secondo voi Pogba e Vlahovic sarebbero così scontenti di allenarsi con Ibra? Magari fa fare poi delle cose fenomenali dopo 6 o 7 sedute. Io vorrei avere un bacio in fronte da Ibra e poi può succedere da qualunque, però io 2 anni fa dissi: datemi un anno di Ibra Ronaldo insieme, non chiedo altro. Quindi io vado volentieri. Vlahovic ha citato Ibrahimovic in tutte le sue interviste. Però Vlahovic ha citato Ibra in tutte le sue interviste. Però Fabio, ma è possibile che siamo ancora qui con Ibrahimovic? Ma si può dire che la teoria dell'osmosi è un po' curiosa. Senti, stasera Buffon. La teoria dell'osmosi. Io giuro, adesso voglio abbracciare qualcuno. Se abbraccio Bella Rodriguez, Buffon tra un mese fa 45 anni, stasera gioca a San Siro. Buffon fa 45 anni tra un mese, gioca a San Siro stasera in Coppa Italia. Ma ascolta, ma un conto è che parliamo del singolo Buffon. Ma un conto è perché Ibra 41 anni deve darvi fastidio. Ma qui parlate di potere taumaturgico. È il potere taumaturgico che mi fa sorridere. È l'osmosi che fa ridere. Ma Krunic ha vinto lo scudetto. Ma di cosa stiamo parlando? Ma Krunic ha vinto lo scudetto. Ma perché Ibra è forte? Romagnoli ha alzato la coppa. Ma è lui che è forte. Adesso io voglio andare a allenarmi con Ibrahimovic, mandatemi a Milanello. Voglio vedere se mi fa diventare fortissimo. Voglio vedere. Ti farebbe bene. Ci voglio provare. Però ti fa diventare voglio toccare con mano la tesi dell'osmosi. Cos'è che farebbe? Ho detto che lo dicono loro. Cioè, se gli stessi figli di Ibra. Ma lo dicono tutti. I figli di Ibra. Ma lo dicono. Io e Caronni siamo invece i bimbi di Ibra. Ma sono tutti. Ma lo dicono tutti di tutti. Quelli è una massa di. Cioè, tutti quanti sono ruffiani, dai, in quel mondo lì. Ruffianeria. Ma dai, ruffianeria allo stato puro. Ma se parlavi di Mourinho così, l'altro ieri parlavi di così. È vero, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma mica mi allena a me, Mourinho.
Dai, dai, vero, su. Vero. Va bene, dai. José di Setúbal, adesso il problema è Ibra. Ma no, ma ascolta, ma un conto è che stiamo parlando del singolo. Io fa l'allenatore sul pullman. Fa l'allenatore sul pullman perché è squalificato sempre. La vostra mette il pullman dietro e gioca un calcio imbarazzante. Il problema è Ibra. La fa vincere lo scudetto a Calabria. La tesi osmotica. È la tesi osmotica che contesto. Calmatevi, la tesi dell'osmosi fa ridere, dai. Devo salutare. Ma vai a dormire, va. Calmati, Caronni, Ibra ti fa male. Ciao, a presto. Ciao. Saluto il direttore Fabio. Ciao, Fabio. Ciao, ciao, ciao. Complimenti. Mi porto via. Vi auguro un Ibra. Vi auguro un Ibra tutti i giorni, tutta la vita e anche nella prossima vita. Sì. Rimane Donati, rimane Vaccaro e rimanete soprattutto voi. Buona continuazione.